Oggi voglio condividere con voi un approccio controintuitivo sulla persuasione. Siamo abituati a pensare che per convincere qualcuno dovremmo usare argomenti forti e convincenti, ma ciò che vi presenterò oggi potrebbe sorprendervi. Quindi, se volete scoprire un modo diverso di essere persuasivi, continuate a guardare. La prima cosa che dovremmo fare per essere persuasivi è metterci nei panni dell'altra persona e cercare di capire le sue emozioni, i suoi desideri e le sue preoccupazioni. Quando riusciamo a connetterci emotivamente con qualcuno, creiamo un legame più forte e siamo in grado di influenzarli in modo più efficace. Un'altra strategia controintuitiva è l'ascolto attivo. Invece di parlare senza sosta, dovremmo prendere il tempo per ascoltare attentamente ciò che l'altra persona sta dicendo. Quando mostriamo interesse genuino per le loro opinioni e le loro esperienze, ci guadagniamo la loro fiducia e apriamo la porta alla persuasione. Un approccio controintuitivo per essere persuasivi è quello di presentare anche le ragioni opposte al nostro punto di vista. Mostrare che comprendiamo le diverse prospettive e che siamo disposti a considerare altri punti di vista rende la nostra argomentazione più credibile. Inoltre, quando siamo in grado di confutare gentilmente le ragioni opposte, dimostriamo una maggiore padronanza del nostro argomento. La persuasione può essere potenziata se riusciamo a coinvolgere le emozioni delle persone. Utilizzando storie, aneddoti o esempi personali, creiamo un collegamento emotivo con il pubblico e rendiamo il nostro messaggio più memorabile. Le emozioni sono un'importante leva persuasiva, quindi non sottovalutiamole. Infine, per essere persuasivi, è fondamentale offrire soluzioni pratiche ai problemi delle persone. Quando presentiamo idee concrete e azioni che possono essere implementate, forniamo un percorso chiaro da seguire. Le persone sono più inclini ad essere persuase se vedono che le nostre proposte sono realizzabili e possono portare benefici tangibili. Quindi, per essere persuasivi richiede un approccio controintuitivo. Mettendo in pratica l'empatia, l'ascolto attivo, la considerazione delle ragioni opposte, il coinvolgimento emotivo e l'offerta di soluzioni pratiche, possiamo ottenere risultati sorprendenti. Ricordate che la persuasione non riguarda solo l'imposizione del proprio punto di vista, ma si basa sulla creazione di un legame significativo con gli altri. Ricorda che ciò che rende potente la persuasione non è la forza delle parole, ma la capacità di toccare il cuore e la mente di chi ascolta, creando un legame indissolubile tra il messaggio e l'individuo. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per altri contenuti simili. Ci vediamo alla prossima!